Buonasera Cosimo. Ciao carissimo. Siamo oggi 24 sabato luglio 2021 qui a Arnesano. È un bel incontro in questo tempo di Green Pass. Un tempo di Green Pass dove, come dire, noi sai che parliamo da tantissimi anni ormai di dittatura europea, no? E se vogliamo oggi questa dittatura europea sta manifestando tutti i suoi artigli, cioè tutta la sua pericolosità, e vediamo che questo Green Pass va in quella direzione. Naturalmente lo stanno facendo accettare come nuova consuetudine rispetto, diciamo, a una pseudo pandemia che è partita a livello globale, no? Però da questo punto di vista poi vediamo che in Europa la dittatura europea i suoi artigli li sta mettendo veramente in maniera dirompente. E quindi un qualsiasi dittatura, poi teniamo presente che mira al controllo totale della popolazione, cioè è proprio insita nelle dittature, anche quelle novecentesche. Naturalmente questa forma di dittatura che sembra quasi libera, dove lo schiavo come dire, è felice anche del suo stato di schiavitù, e questa è la cosa drammatica, no? Gates diceva nessuno è più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo. Ecco, questa è la schiavitù attuale che hanno generato attraverso quel meccanismo del problema reazione soluzione, no? Hanno generato un problema, hanno messo nelle condizioni la popolazione di chiedere ai governanti che credono che lavorino per, come dire, per il loro bene, di dare una soluzione. La soluzione qual è? Quella che hanno già posizionato loro su un piatto d'argento. In modo sfacciato anche. In modo sfacciato, quindi vediamo ad esempio le politiche pro vaccini in tutti i modi, dove le multinazionali del farmaco, Big Pharma, stanno facendo enormi guadagni stratosferici, e dove magari le vere cure, che c'erano delle cure, le hanno fatto passare sotto silenzio. Quindi siamo in una colonia? Siamo colonizzati? Ma assolutamente, siamo totalmente colonizzati. E non possiamo nemmeno più dire ora, perché siamo effettivamente comunque una colonia del potere diciamo anglosassone di origine, però una colonia americana. Però oggi questa colonia, se vogliamo, è una colonia che sta sotto l'impero del Deep State, l'impero del nuovo ordine mondiale, quindi non è solo l'Italia o l'Europa che è colonizzata da questo potere. È tutto il mondo che, se vogliamo, oggi è colonia monetaria, cioè colonia di quell'usurocrazia che io ho denunciato nel mio libro, l'usurocrazia svelata, di quell'elite che mira al nuovo ordine mondiale attraverso i suoi meccanismi e le sue strutture di potere e i suoi strumenti di potere, come ad esempio la moneta debito, no? Cosa pensi che accadrà nei prossimi anni? Allora, io sono convinto, cioè questo per me lo dico palesemente, mi sono esposto anche nel mio libro Scontro Globale. Ho esposto tranquillamente la tesi dove la battaglia non la possiamo vincere solamente da un piano terreno, cioè qui la battaglia sul piano terreno ha origine nei piani spirituali. Quindi o dobbiamo combattere questa battaglia anche con una visione verso il trascendente. Cioè è una battaglia del bene contro il male. Bravissimo. E come ha detto Monsignor Viganò, è una battaglia tra i figli della luce e i figli delle tenebre. Ecco, questa è la vera battaglia. Quindi la dobbiamo combattere anche sul piano terreno, ma con una visione, una mentalità che guardi al trascendente. Secondo te il popolo italiano, io penso, sta messo un po' acchiappato dalla TV e dai problemi quotidiani, tasse. Sì. Diciamo che in quest'ultimo anno l'effetto massamediatico, quindi l'effetto della propaganda, come dico sempre, dal politicamente corretto siamo passati alla propaganda, cioè la propaganda è tipica di regime, quindi hanno martellato 24 ore su 24 su alcune informazioni, sempre quelle, sulla paura, e hanno piegato totalmente il popolo italiano. Però non tutto il popolo, io ho definito sempre, poi questa non è, come dire, attecchito questa paura, soprattutto perché la paura lavora sulle basse energie, lavora, quindi è attecchito maggiormente a quelle persone o quelle anime che erano, come dire, con la loro antenna più posizionata verso le basse energie. Chi invece era posizionato sulle alte energie, la propaganda non ha attecchito tanto. Questo significa che non è un problema culturale, cioè ad esempio la propaganda, ad esempio pro vaccini, pro Covid, pro, cioè per dire, Green Pass, pro sistema, al di là che uno possa avere 3 lauree, 4 lauree oppure essere un contadino, una casalinga, se stavi condizionato dalla bassa energia, della paura, ti ha attecchito. Cioè, puoi portargli tutte le prove che vuoi, però sono asserviti a questa propaganda.
chi invece magari stava posizionato su altre frequenze, chiamiamole così, la propaganda non ha attecchito. Cioè chi ha usato la testa e letto un po' fra le righe. Ma non solo la testa, io parlo proprio di un sentire. Un sentire, trovi magari anche un contadino che non ha attecchito la propaganda. Infatti quindi è un sentire diverso. La sua cultura viene proprio da quel modo di quindi come dire, ecco perché io credo che sia più un fattore animico quasi, e tanto è meno cerebrale e meno culturale. Quindi ha spaccato la società. Cioè la società si è spaccata indipendentemente dal grado culturale di ognuno. Come potremmo diventare tutti re e diventare liberi tutti? Una domanda un po' difficile in realtà. Ma guarda, non, sai perché? Non ci rendiamo conto che la libertà è in noi. Le anime sono anime libere. Quindi il potere oligarchico prende forza in virtù di quelle che gli concediamo noi, certo, attraverso la paura che loro instillano. E quindi lì il dramma. Quindi loro hanno forza grazie alla nostra concezione. Se no potremmo essere liberi da un nanosecondo in poi. Nel momento in cui si è scoperto che il re è nudo, se la massa se prende la consapevolezza di questo, però finché la massa gli dà come forza. Dire, forza, questi signori hanno la forza. E allora è così. Grazie di cuore per la tua intervista e poi mandamela così, la carico anche sul mio canale. Certo, per gli amici certo, che certo, ti seguiranno, certo, certo. Per chi mi vuol trovare, mi può trovare sul mio blog www.cosimomassaro.com e sul mio canale YouTube Cosimo Massaro. Per qualsiasi cosa sono a disposizione. Grazie Cosimo, grazie mille. Ciao.